La selezione. Per fare qualsiasi modifica agli oggetti presenti in scena e subrendersi il lavoro sostanzialmente attraverso la modifica degli oggetti esistenti o dell'aggiunta di oggetti predefiniti, non attraverso la creazione, attraverso il disegno di nuovi oggetti, quindi per fare qualsiasi modifica sugli oggetti dobbiamo prima selezionarli. E quindi è fondamentale capire quali sono i metodi di selezione, che sono molto ricchi, molto corposi. L'argomento della selezione offre tantissime possibilità necessarie alla scena, molto spesso alla modellazione. È necessario avere tante opportunità perché non è sempre facile con pochi comandi raggiungere il nostro obiettivo. Prima cosa, la selezione avviene cliccando su un oggetto, anziché col tasto sinistro del mouse, come tutti i programmi di grafica sostanzialmente fanno, con il tasto destro del mouse. Quindi facendo un clic col tasto destro del mouse su un oggetto, questo viene selezionato e vengono deselezionati tutti gli altri oggetti già selezionati. L'oggetto diventa arancione, ha un bordo arancione che e ne segnala appunto la sua condizione di selezione. Inoltre vediamo giù in basso la scritta del nome dell'oggetto selezionato, e in alto vediamo quelli che sono le proprietà dell'oggetto selezionato, in particolare quelli che sono i vertici, le facce, i bordi che lo compongono. Se vogliamo selezionare più oggetti, allora possiamo fare una selezione multipla utilizzando insieme al tasto destro del mouse il tasto Shift, il tasto maiuscolo. Quindi tenendo premuto il tasto Shift e cliccando col tasto destro del mouse aggiungeremo selezione. È possibile deselezionare gli oggetti. Ora, in questo caso è bene fare una precisazione. Come vediamo in questo momento ci sono tre oggetti selezionati. Due di questi sono arancioni, sono marcati con un colore arancione scuro, mentre uno è arancione chiaro. Questo vuol dire che l'oggetto attivo, normalmente l'ultimo che abbiamo selezionato, è la lampada, in questo caso la lamp, l'oggetto lamp. Quando si clicca col tasto Shift su un oggetto già selezionato, se questo non è un oggetto attivo, come prima cosa viene reso attivo, e quindi è possibile, cliccando sugli oggetti non attivi, ma già selezionati, renderli attivi. Che cosa comporta essere un oggetto attivo in una selezione multipla? È una condizione che vedremo, capiremo quando è utile, quando può essere utile. In ogni caso è una condizione particolare, è una sorta di selezione appunto privilegiata che si attribuisce a un oggetto per operare in determinati modi, per compiere determinate operazioni. Se però vogliamo proprio deselezionare un oggetto, cioè sottrarlo alla selezione in corso, dobbiamo renderlo prima attivo e poi, con un secondo clic, sempre tenendo premuto il tasto Shift del mouse, deselezionarlo definitivamente. Quindi, in questo modo, possiamo, cliccando più volte sull'oggetto, arrivare ad una sua deselezione. È possibile operare delle selezioni anche attraverso altri strumenti, in particolare sono quelli che si possono richiamare da tre tasti della nostra tastiera. Tasto A. A sta per All, Select All, seleziona tutto. E sempre col tasto A, quindi possiamo selezionare tutto quello che esiste nella scena o deselezionare tutto quello che esiste nella scena. È un sistema rapido sostanzialmente, soprattutto per le selezioni, per le deselezioni, chiedo scusa, per velocemente, diciamo, azzerare la situazione della selezione in corso e partire con una nuova selezione. Tasto B. Il tasto B sta per Border ed è un sistema di selezione a finestra. Quindi possiamo, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, creare una finestra, inglobare
determinati oggetti e quelli saranno quelli compresi appunto nella selezione, quindi quelli selezionati. Ripremendo il tasto B, possiamo continuare la nostra selezione. Una cosa che vale la pena sottolineare è che la selezione col tasto B è una selezione additiva, quindi qualsiasi finestra facciamo non viene disattivata la selezione precedente, ma si aggiunge. Qualora però volessimo deselezionare con questa modalità, possiamo, cliccando col tasto B, utilizzare il tasto centrale del mouse, quindi la rotella, e in questo modo sottraiamo con la stessa modalità di selezione a finestra parte appunto della selezione. Quindi tasto B, tasto sinistro aggiunge, tasto B, tasto destro sottrae, tasto B, tasto C. C sta per circle, viene fuori effettivamente un cerchio che può essere tra l'altro ridotto o ingrandito utilizzando la rotella del nostro mouse. Che cos'è? Si tratta sostanzialmente di una spugna. Dove passiamo, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, dove passiamo si seleziona. Quindi è un sistema molto rapido, molto gestuale per fare appunto delle selezioni. In questo caso, per uscire dal comando di selezione, bisogna premere il tasto Escape. Allo stesso modo che con il tasto B, il tasto C permette la deselezione, sempre attraverso questo sistema, diciamo, a spugna, utilizzando sempre il tasto centrale del mouse per deselezionare. E per selezionare, invece, il tasto sinistro. Si tratta effettivamente di modalità molto differenti. Abbiamo visto che normalmente per selezionare utilizziamo il tasto destro del mouse, per deselezionare utilizziamo il tasto destro del mouse e dobbiamo cliccare più volte perché dobbiamo portare l'oggetto a una condizione di oggetto attivo per poi deselezionarlo, mentre col tasto B e C invece utilizziamo il tasto sinistro del mouse per selezionare, il tasto centrale del mouse per deselezionare. Quindi si tratta chiaramente di un set di opzioni che può confondere all'inizio, ma come sempre, come in tutti i programmi, si tratta solo di farci l'abitudine. Questo sostanzialmente è quanto va detto per cominciare a poter agire sugli oggetti una volta appunto selezionati.